Passiamo la parola al dottor Vincenzo Pulimeni, dirigente medico dell'unità operativa complessa recupero e riabilitazione del Gran Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che tratterà un argomento dal titolo Ergonomia funzionale del ciclismo, quale approccio ludico sportivo. Grazie, un saluto anche da parte mia, un saluto a Paolo Ferrara, un saluto a tavolo dei relatori. Un saluto a tutti. Io devo ringraziare Paolo e riflettevo quando ho fatto la sua presentazione qui. Lui, vedete, parte sognone, piano piano, e poi wow, così sembra, no? Ce ne fossero così, perché questo ha un significato, secondo me, il significato del fare. Se non facciamo, non andiamo da nessuna parte. Scusatemi questa piccola parentesi di tipo nazionalistico del meridione, noi ne abbiamo tanto bisogno e quindi io lo ringrazio quando mi ha coinvolto in questa avventura che non è un'avventura ma è adesso una buona realtà con tutte le difficoltà del caso, però bisogna andare avanti. Lo ringrazio perché conosciuto uno sportivo che avevo visto ovviamente in televisione. Io sono un fisiatra, non mi occupo di sportivi, io mi occupo però degli sportivi della domenica, che è anche peggio, ma soprattutto gli sportivi della domenica che vogliono fare il Chiappucci. E allora il senso logico di questa mia breve trattazione, perché è chiaro che poi io chiedo qualcosa al mio organismo, il mio organismo non riesce a darmelo al di là ovviamente della brillante relazione che ha fatto anche in suo Amodeo, no? È chiaro che poi l'organismo va in crisi perché mi fa male la caviglia, il ginocchio o ancora peggio il cuore, perché se si ferma il cuore abbiamo finito, ma se si ferma la caviglia, vabbè, mi fa male e io cerco di porre rimedio. Quindi è chiaro che in tutto ci vuole un equilibrio, soprattutto ovviamente nello sport. Ergonomia è una disciplina che studia la migliore integrazione tra lavoro umano, macchina e ambiente di lavoro, finalizzata al maggior rendimento del lavoro stesso. È una disciplina che si applica in ambito lavorativo, ma anche in ambito sportivo. Poi lì vedete tre biciclette, a parte quelle che ho raffigurato lì, no? Dalla prima ideata da Leonardo da Vinci fino all'ultimo prototipo super tecnologico. Ognuna ha le proprie caratteristiche. Il mio cuore va alla Graziella, perché io ho imparato ad andare in bicicletta sulla Graziella. E quindi quando ho fatto questa piccola ricerca mi sono imbattuto in questa bicicletta, mi sono ricordato un attimo quando ero piccolino e quando mio papà mi portò ad acquistare questo strumento, perché poi di fatto è uno strumento e di fatto ognuno è diverso dall'altro, quindi è chiaro che se io voglio andare in bicicletta su una bici da corsa che ha una caratteristica particolare ma non sono preparato, ovviamente io devo anche pensare alle conseguenze che posso avere e sono conseguenze poi anche dolorose, che poi di fatto noi ci riempiamo gli ambulatori e dice dottore, ma io mi faccio una partitella la domenica, ma io vado una volta la domenica, male, perché bisogna prepararsi. Quindi è chiaro che il concetto relativo all'ergonomia è il concetto relativo al fatto che l'asse, sellino, pedale deve avere una determinata caratteristica per non stressare ovviamente le articolazioni. Questo mi comporta ovviamente una postura, no? La postura è la corretta postura, è la posizione più idonea del nostro corpo nello spazio per attuare funzioni antigravitari con il minor dispendio energetico sia in deambulazione che in stazionamento. Ma questo riguarda anche la bicicletta, ma riguarda anche la Formula 1. La Formula 1, il pilota si siede e ovviamente ha una sua caratteristica posturale. Noi vediamo
viviamo di postura fondamentalmente, perché poi ci dobbiamo muovere nello spazio, dobbiamo contrastare la gravità. Tutto questo necessita ovviamente di, leggo meglio di qua, di là faccio fatica, riguarda vari fattori neurofisiologici, biomeccanici, emotivi, psicologici, relazionali, psicologici. Io adesso ho una postura particolare perché devo parlare a un uditorio, quindi ho l'attenzione più sull'esprimermi, no? Io poi ho un modo un po' particolare perché sono un po' teatrale, quindi se non mi muovo faccio fatica. Infatti io quando mi dicono devi parlare seduto io già vado in crisi, quindi vedete la emotività quanto può variare la mia postura. Ovviamente tutto quello che inquina la postura provoca disagio, provoca sofferenza. Disagio, sofferenza che può anche finalizzarsi in alterazioni strutturali, per esempio quanti ragazzini con problematiche di cattive posture vanno incontro a scoliosi. Io li vedo, io ho 55 anni, io giocavo per strada e non è una banalità. Adesso io vedo ragazzini che non sanno correre, al di là che non sanno andare neanche in bicicletta, perché ormai non si vive più all'aria aperta, chi è fortunato si va in palestra, chi giustamente Paolo Ferrara ha fatto l'esempio, siamo tutti allenati con i pollici, ma il pollice è un elemento importante della prevenzione, ma non è tutto. Quindi è chiaro che il movimento è vita. Molte volte dico anche agli studenti, ma anche ai miei pazienti, noi siamo nati per muoverci, noi già ci muoviamo nel ventre materno, noi tiriamo calci già nel ventre materno, le mamme lo sanno bene questo. Quindi più ci muoviamo, più reagiamo, il cuore più funziona in maniera ottimale, più reagisce meglio, ma tutto il corpo è così. Andiamo avanti. Quindi che significa sport, ciclismo o sport in genere? È chiaro che io devo cercare di capire in relazione a quello che voglio fare, perché nella mia valutazione devo sempre capire psicologicamente il paziente cosa vuole fare. Mi arriva il paziente a 60 anni, voglio andare a fare, mi compro una bicicletta da corsa, voglio andare a fare la corsa. Ma sei sicuro che ce la fai? Sei sicuro che ce la fai? Forse è meglio una bicicletta da passeggio o magari anche una mountain bike senza andare su per le scarpinate. Quindi è chiaro, devo cercare di capire lo sforzo e ovviamente dopo ogni sforzo c'è sicuramente un recupero e bisogna rispettare questo recupero, perché il fisico non può assolutamente essere stressato più di tanto. E ovviamente cercare di capire anche quali strutture possono andare in sofferenza. Per esempio le articolazioni e la muscolatura. Guardate la foto in alto sulla destra. Tutta la muscolatura viene interessata anche nell'ambito ciclistico. È chiaro che gli arti inferiori sono molto più propositivi, perché sono molto più propositivi, quindi lavorano molto di più. Però è chiaro che se ho una postura scorretta, come per esempio la seconda foto, vado a caricare in maniera anomala sulla schiena, dopo che faccio una gara ciclistica probabilmente mi viene il mal di schiena, quindi devo stare attento. Come per esempio l'asse di cui vi parlavo prima, se io non ho un asse ottimale, forzo in maniera decisa sul ginocchio, se non sono preparato ho una sindrome per esempio femoro-rotulea e quindi comincio ad avere dolore, comincio a ricercare il farmaco, comincio ovviamente a, scusatemi il termine, intasare un pochino il sistema sanitario. Noi non vogliamo avere pazienti, noi dobbiamo prevenire il problema, quindi è chiaro che se noi impostiamo in maniera ottimale cercheremo di avere meno problemi. Avanti. Questo l'ha detto ovviamente anche il dottore Modero, è chiaro che il muscolo, che il motore ha bisogno di benzina, e la benzina sono gli alimenti. Questa piramide la conosciamo tutti, forse per le abitudini cattive che abbiamo è un pochino ribaltata, però è ovvio che questo è uno schema che deve essere assolutamente ricercato, sia che sia, anzi a maggior ragione, sia che il paziente sia sedentario, ovviamente che sia invece uno sportivo, una performance molto più importante. Quanti? Il benessere, è chiaro che su tutti
tutti i libri, su tutte le pubblicazioni scientifiche che lo sport e benessere, beneficio anche psicologico, anche psichoemotivo, perché per la produzione di endorfine, la vita all'aria aperta. Noi ormai siamo abituati a vivere in una scatola di cemento, questo purtroppo, al di là delle problematiche climatiche, però non va bene. Noi non siamo nati per vivere nelle scatole di cemento, siamo nati per stare all'aria aperta, ed è chiaro che questo, lo sport all'aria aperta mi porta sicuramente un beneficio. Avanti. Concludendo questa mia breve, così, concetti un po' così, questa breve trattazione. Quindi bisogna necessariamente preparare i pazienti, far capire al sessantenne che forse la bicicletta per andare a fare la corsa non è indicata, personalizzare l'allenamento, quindi prepararlo in maniera, ecco, i fisioterapisti, che non necessariamente devono lavorare in ambito rieducativo o riabilitativo, ma possono anche lavorare in ambito preventivo, quindi personalizzare gli allenamenti, monitorare gli effetti dell'attività sportiva, quindi capire quando sta cominciando il disagio a qualsiasi livello e porre rimedio. L'attività sportiva diminuisce significativamente le patologie muscoloscheletriche, cardiocircolatorie e psichoemotive, ma questo ovviamente è riportato su tutti e in tutte le riviste scientifiche. Io finisco qui e finisco con questa immagine. L'ho trovata, credo che fosse Sestrier, nel 92, un mio personale tributo a un campione che ho conosciuto, e io sono sempre molto rispettoso dei campioni, degli sportivi, perché mi rendo conto che per raggiungere determinate performance c'è tanto sacrificio. Io sono un 55 anni, un po' sedentario, quindi ho anche un pochino di invidia per chi ovviamente ha questo tipo di spirito. E vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo il dottor Vincenzo Pulimeni per il suo intervento. Passo la parola al dottor Vittorio Mastroianni, che è responsabile del reparto di ciclismo alla Decathlon a Gioia Tauro. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i presenti e ringrazio Paolo Ferrara per averci dato comunque la possibilità di intervenire in questa giornata dedicata comunque allo sport e al ciclismo comunque in modo particolare. Volevo rivolgere una domanda a tutti presenti: quanti di voi questa mattina sono venuti qui in bici? Quindi quando è sempre comunque più attuale, oltre allo sport in sé, appunto la promozione di una cultura sportiva e di una politica di mobilità territoriale, quanto il nostro territorio ha bisogno di innovazione, soprattutto in merito comunque alla presenza massiccia di piste ciclabili. Quindi è questo appunto l'argomento che Decathlon cerca di promuovere ogni giorno, interagendo sia con le associazioni che con le attività locali come Unireggio, proprio per promuovere comunque lo sport e facendolo comunque sia attraverso i suoi collaboratori ma anche attraverso appunto comunque i cittadini. Mi allaccio appunto a quello che diceva Paolo Ferrara in merito al raduno che ci sarà fra due domeniche, praticamente 15 giorni, il 7 aprile, proprio sul lungomare qui di Reggio Calabria. Andare in bici è un'attività comunque aerobica che fa bene comunque alla salute. Chiunque potrebbe dirci che qualsiasi tipologia comunque di sport ci fa bene, qualsiasi tipo di sport fa bene alla salute, ma c'è una cosa comunque da dire, che il ciclismo, oltre comunque ad uno sport, è un'attività che può praticare chiunque. Andare in bici comunque 20-30 minuti comunque al giorno è un'attività che può praticare qualsiasi persona. Basta pensare a una persona che comunque va al lavoro o a chi invece deve semplicemente andare a fare la spesa.
fare 20-30 minuti di pedalata al giorno fa bene al cuore, fa bene all'umore e soprattutto per i presenti che in sala soffrono di insonnia, è scientificamente comunque dimostrato da dei ricercatori dell'Università di Stanford che chi pratica ciclismo regolarmente 20-30 minuti comunque al giorno riesce ad addormentarsi nella metà del tempo e soprattutto riesce a recuperare un'ora di sonno che non fa mai male. Il senso della nostra azienda, che nasce proprio come un'azienda produttrice di biciclette, il nostro direttore ce l'ha pienamente conferma, è quella di rendere comunque lo sport accessibile al maggior numero di utilizzatori. Noi puntiamo certamente comunque ad un mercato di massa e la nostra volontà è quella comunque che tutti possano praticare comunque lo sport attraverso comunque l'utilizzo dei nostri prodotti, attraverso l'utilizzo e i benefici che comunque possono apportare i nostri prodotti. E oggi abbiamo portato appunto diverse tipologie di biciclette che vi presenterà il nostro caro collaboratore nonché istruttore regionale Giuseppe Suracia. Nel senso che non esiste l'essere umano
è il prodotto naturale. L'essere umano e natura sono qualcosa all'interno dei quali tutti noi siamo, per nostra fortuna io dico, presenti, inclusi, viviamo. Per cui creare una sorta di distinzione tra noi e il prodotto naturale e il benessere che da ciò dovrebbe difendere e derivare mi sembra una forzatura concettuale. Allora, noi siamo e ci muoviamo all'interno di qualcosa di più grande che è creato, di cui siamo parte. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a stabilire un rapporto armonico con ciò che ci circonda, in realtà abbiamo già realizzato l'obiettivo primario, che è il rispetto del naturale e della natura innanzitutto. Quindi anche qualunque tipo di approccio di tipo ecologico, diciamo così, in senso lato, non è altro che una reinterpretazione di questo rapporto fondante che noi dovremmo stabilire con tutti. Quando dico con tutti, significa sia la parte inanimata che la parte animata, quindi esseri umani innanzitutto e poi ovviamente anche tutti gli altri animali. Questo perché? Perché tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita è comunque finalizzato alla realizzazione del benessere, ma soprattutto della qualità della nostra missione sulla Terra, lasciare un segno, come si diceva anche prima. La cosa importante è lasciare delle tracce, delle orme, non lasciarsi vivere, ma vivere, operare, operare possibilmente bene, e anche quindi tutte le nostre attività, sia quelle di tipo intellettuale, ma anche quelle di tipo professionale, nonché imprenditoriale, non devono essere altro che delle reinterpretazioni, delle attualizzazioni di questo tipo, di questo, come dire, questa missione, la definirei proprio, che abbiamo tutti in quanto esseri umani. Quindi anche la nostra azienda cerca di concretizzare questo tipo di impostazione nei suoi prodotti, quindi utilizzando per quanto possibile prodotti tratti dai mondi vegetali piuttosto che dal mondo animale, attuando cos'altro importante, che a volte passa un poco in secondo piano, il rispetto della qualità. Naturale non significa improvvisare, non è il prodotto che noi troviamo fuori dalla nostra porta, il vegetale piuttosto che un prodotto di altra origine, è un prodotto che è assolutamente da controllare, che deve rispettare degli standard qualitativi, che deve rispettare delle norme giustamente poste dal legislatore, perché la cosa fondamentale è che deve rispettare la salute, quindi deve essere un qualcosa che si rivolge al suo utilizzatore, che lo può impiegare a seconda delle situazioni con tranquillità innanzitutto, per poter poi successivamente trarre anche un beneficio. Vale questo sia per i prodotti destinati all'uso interno, quindi gli interruttori alimentari in modo particolare, ma anche per gli usi topici, perché comunque questo aspetto deve essere qualcosa che accomuna tutti i tipi di utilizzo. L'altra cosa importante, secondo me, è che l'integratore, perché noi questo produciamo, non deve essere confuso con il farmaco. Come dice anche giustamente il nostro legislatore, ed è una frase che viene ripresentata su tutte le confezioni, deve essere considerato non un'alternativa a una dieta variata. Quindi quello che dicevano anche i nostri interventi precedenti, la piramide alimentare che prima era presentata è comunque il punto di partenza, perché innanzitutto siamo esseri umani che si alimentano e si devono alimentare correttamente. Successivamente ci sarà tutta la parte che potrà essere aggiunta per completare quello che eventualmente noi con la nostra alimentazione non riusciamo ad introitare. Questo perché ovviamente talvolta ci sono o delle carenze dovute a tutta una serie di motivi, diciamo, legati alla nostra vita, oppure delle attività
attive, ma non soltanto attive, che richiedono questo tipo di integrazione. Questo è il modo in cui noi intendiamo il prodotto, questo è il modo con il quale ci approcciamo al mercato, questa è la finalità che abbiamo per far sì che il nostro prodotto possa essere effettivamente un ausilio a tutti coloro i quali ne faranno poi uso. E con questo non voglio tediarvi oltre. Bene. Ringraziamo il dottore Brumida, ringraziamo il responsabile tecnico-scientifico, ringraziamo tutta PharmaLife per essere qui presente oggi e anche con l'azienda, consentilo di dire Bruno in anteprima, stiamo mettendo su una linea programmatica che consentirà appunto di entrare col mondo accademico all'interno di una leadership nazionale che oggi nel tuo settore lo ricoprite con PharmaLife. Perché deve essere la continuazione di un percorso questo, tranquillo, sereno, perché purtroppo si improvvisano tante aziende, tante persone, e ognuno dà il suo compito, cioè diamo a Cesare quel che dice. E grazie per l'opportunità che stai dando alla tua terra e a chi crede veramente in questo settore. Io giuro, sono emozionatissimo essere qua, perché io abito a Milano, ma quando mi ritrovo qui nella mia terra, io sto di un bene incredibile. Grazie ancora. Grazie a te. Prima di passare la parola a lui, consentitemi un saluto ai docenti di Unireggio presenti in aula, a partire da Claudio Albino, Matteo Galletta, Mario Pallagreco, potete pure battere le mani, sono Roberto e Roberta Gozza, responsabile del corso di laurea in fisioterapia OCM. Un grazie di cuore a tutti voi perché con il vostro supporto, con la vostra professionalità state colorando il sogno di chi è qui a Reggio Calabria per diventare l'eccellenza di domani. Quindi grazie soprattutto a voi che nonostante i vostri impegni siete qui a supportare col cuore a ciò che credete. Grazie. Ora è il momento in cui mi emoziono pure io, perché non è facile avere accanto un campione. Ieri ho tentato di corromperlo dicendo non ti preoccupare che ti scriverò io la piramide alimentare per poterti allenare per i tuoi nuovi successi. E con grande orgoglio che presentiamo il campione, colui che ha portato l'Italia a far parlare di un recordman e cavaliere, perché abbiamo presentato tutti con il titolo e Claudio è prima cavaliere della Repubblica e poi a questo punto campione, il cavaliere Claudio Chiappucci. Di aprire il marzo, la parola, ora proprio a te, alzate, alzate.
teatro italiano appone il suo sigillo in questa frazione del Tolle. Nella frazione del Tolle che arriva ad essere le immagini più belle, un omino d'acciaio che è stata capace di mettere alla punta il suo corpo, il suo fisico, il suo cuore, che ha messo sotto le sue ruote oltre una grande grazia, un grande coraggio, veramente una capacità che è bagaglio soltanto per i grandi campioni, la campione a braccia alte. Vedere queste immagini o salire in cattedra, perché sono comunque delle emozioni, ci sono tante emozioni nella vita, no? E anche quando sale in cattedra è un'emozione, e anche l'emozione quando mi ha raccontato mio fratello la piramide, no? Però tu la fai all'incontrario la piramide, la punta che va verso il basso e poi si allarga, e quindi questo non è molto culturale per un livello sportivo, Poi mi rallaccio anche che ha parlato prima, che ovviamente hanno fatto parte del mio mondo, dello sport, no? Perché curare il cuore, seguire il cuore è una cosa importante per noi, il nostro motore, ma anche la postura, la posizione in bicicletta, quello che è tutto la ricerca per arrivare a ottenere poi dei risultati e ottenere poi quello che è stato poi, insomma, tirare fuori il meglio anche di me stesso. Premetto che ho 56 anni, quanto fa bene anche lo sport, perché alla fine, a differenza di tanti, no, che la maggioranza degli sportivi che quando smettono, avendo un cuore allenato, avendo fatto sempre quella vita, di un colpo mollano tutto quello che hanno avuto come attività, invece io ho continuato a lavorarci, ho continuato a mantenere in vita un po' quello che era il mio mondo, lo sport, fare sport, quindi mantenere anche fisicamente a posto qualcosa che era sempre stata la mia vita, per non rischiare poi di avere anche problemi fisici. I problemi fisici arrivano anche da un ex atleta che ha fatto grandi sforzi e poi tutto contratto non li fa più, insomma, non va bene. Quindi ho seguito anche una cultura del dopo, che è quella che è stata un po' la passione, ma la passione è quella che mi ha portato a fare lo sport in generale, mi ha portato un po' a fare tante di quelle imprese che avete visto. Questa è una delle più significative, però proprio parlando di ieri c'era la Milano Sanremo ed è un'altra impresa. Perché è rimasta impresa? Perché più anni passano e più sono impossibili da realizzare per tanti. Perché c'è stata un'evoluzione in tutto, una volta l'evoluzione non è che paga sempre. Io nel mio mondo ho vissuto un ciclismo, uno sport istintivo, naturale. Quello che facevo mi piaceva farlo perché lo sport era dentro nel mio DNA. Quando io andavo a scuola era la mia alternanza, c'è adesso l'alternanza scuola-lavoro, e per me era l'alternanza scuola e sport. Quindi andavo a scuola, sono andato a fare perito elettronico. Non ho potuto fare l'università perché a quell'età poi era troppo tardi per provare lo sport. Ho preso il bivio dello sport e fortunatamente sono riuscito a fare qualcosa anche in quello che era la mia passione da piccolo, no? Quindi la mia passione, una delle prime passioni che ho coltivato era lo sport e l'ho portato fino alla fine. Però avrei avuto anche l'opportunità magari di andare oltre anche con lo studio, però devo dire che lo studio mi ha aiutato anche per acculturarmi, perché per uno come me, per uno è stato un atleta, è stato anche un leader, e poi deve parlare in pubblico, deve parlare alla gente, deve sapersi destreggiare in mezzo a un mare, perché di tutto passa. Raccontavo ieri che quando ero atleta, ai miei livelli massimi, ho fatto tutto con quello che era dentro di me, la mia indole, raccontarmi e capire, mi piaceva fare manager di me stesso,
sono stato un po' un imprenditore in me stesso, perché non avevo un addetto stampa, non avevo un manager, non avevo un fisiatra, non avevo neanche, come oggi c'è la figura del personal trainer piuttosto che quello del mental coach. E quindi tutte queste cose che mi sono fatto di esperienza mi sono servite anche poi nella vita dopo, quindi sono cose che posso raccontare di esperienze vissute perché le ho passate, quindi bello raccontarlo, bello andare anche a insegnare ai ragazzi, perché vado anche nelle scuole magari di ragazzi più giovani, per fare capire anche quanto è bello avere un'opportunità di arrivare a realizzare i propri sogni. Magari mancano tanti giovani oggi i sogni, forse perché c'è un po' di più di quello che io forse non avevo, non lo so, però cerco sempre di capire quando parlo con i giovani, perché devo essere anche un po' psicologo per arrivare a capire cosa manca. Ritorno a parlare di quello che è la passione. La passione è un aggettivo per me fondamentale per arrivare a far tutto, arrivare a realizzarsi. Quello che si è visto, quello che vedete, quello che potete sapere o potete leggere della mia storia, non è che è arrivato così a caso, eh? È stato tutta una fatica, è stato un cammino lungo. E, è bello vedere adesso, perché quando mi rivedo un'immagine di questo genere, dove so quanta fatica, quanto sforzo ho dovuto fare, sono 7 ore e 45 di gara, di cui quasi 7 ore da sole. Non è che arriva così a caso, c'è tutto un lavoro alle spalle, ho dovuto arrivare a questo con anni di sacrifici, calcolando che in mezzo ci sono stati momenti di difficoltà, che i momenti di difficoltà sono i momenti più motivanti per arrivare a raggiungere un obiettivo, perché se non hai le difficoltà forse ti siedi solo a avere le vittorie o i risultati belli. Non è che può essere perfetto, è impossibile. Invece nelle difficoltà sono riuscito a capire quali erano anche a volte i miei limiti, e questa è stata una delle mie perle, e mi accorgo oggi guardando questa gara. Gli anni passano, questa storia va sempre più avanti, quindi più vecchia più per me rimane una prestazione che mi fa e mi continua a far parlare al mondo, perché siamo nel 92, la saremo nel 91, guardate quanti anni sono già passati, è già una vittoria da leggenda, leggenda perché ormai la storia fa questa leggenda, non potevo dirlo a loro, perché loro mi dicevano hai fatto una fuga incredibile, hai fatto un risultato quasi impossibile, però non ci pensi perché il giorno dopo devi ripartire, devi andare avanti, devi andare in un'altra tappa, tutto quello che ti gusti poi è quello che arriva dopo. E adesso ogni anno che passa e più la gente non può capire, e più incontro gente che avrebbe voluto vedermi e non potevano vedermi, ma mi hanno incontrato adesso per strada, casualmente o perché sei di passaggio, perché sei un evento, trovare gente che ti racconta e che ti chiede autografo perché 30 anni fa non c'erano o avrebbero dovuto esserci, è una soddisfazione enorme. Quindi il mio obiettivo principale, per chi mi conosce, è le mie fughe, le mie lunghe cavalcate. Non sono arrivate così per caso, perché avevo un atleta monumento davanti io, che era un certo Miguel Indurain, e lui era il personaggio perfetto, dove era un forte cronometrista, si sapeva gestire le montagne, sapeva gestire tutto ciò che era una strategia. Io ho cominciato invece a cambiare il mondo del ciclismo e dello sport, anche per arrivare a fare qualcosa nella mia vita di leggenda. E dovevo capire che, e stavo capendo che non era abbastanza per me arrivare a vincere una tappa solo magari scattando in finale. Dovevo eliminare il mio avversario più forte, più importante, che era Indurain, perché se no non avrei mai vinto una tappa con lui, non sarei mai arrivato a vincere magari neanche un tour e un giro. E questo vedete dietro, per esempio Indurain, vedete? Lui mi ha sempre seguito, non mi ha mai lasciato andare,
però spesso e volentieri mi ha visto da di dietro. Aveva la fortuna di avere il cronometro dalla sua parte, quindi poteva guadagnarmi per vincere le grandi corse a tappe facendo il cronometro. Quindi ho dovuto inventarmi le fughe da lontano, queste cose che hanno chiamato a volte un po' da pazzi, fare un qualcosa da pazzi. Non era da pazzi, era una maniera mia di interpretare il ciclismo, una indole, un istinto, guardando gli avversari, studiando gli avversari e cercare di guadagnare il più possibile. L'unica maniera per me era questa, e in questa maniera ho avuto delle tappe che sono diventate storiche, e quindi poter raccontare a volte che la leggenda non nasce così a caso. Io non sono nato già un predestinato, attenzione, perché ho vinto tanto in categorie inferiori, però da professionista sono stato un gregario, quindi ho avuto anche la capacità di capire e imparare il mestiere. Dopodiché, grazie a degli eventi, delle cadute, delle difficoltà familiari, delle problematiche anche che comunque mi hanno tenuto qualche anno un po' lontano da quello che era la mia volontà di fare un ciclismo alla mia maniera, ho dovuto lavorare solo, perché alla base di tutto sempre ci sta il duro lavoro. E giustamente si dice, se vuoi arrivare e porti degli obiettivi ed essere motivato, devi per forza avere qualcosa che ti dia questa voglia, questa forza di credere in quello che stai facendo, di credere in me stesso. Io credevo in me stesso, però non ero riuscito per i primi anni a dare quello che volevo dare. E poi raccontarlo così in poco tempo sembra troppo facile. Sto raccontando quasi 15 anni di una carriera che non è così semplice da capire, perché 15 anni sono momenti di sacrifici, di rinunce. Io sono venuto anche spesso in Calabria ancora, perché mi ricordo la Calabria quando ero un professionista e venivo a fare il giro di Reggio, il giro della Calabria. Ho sempre avuto tanti tifosi, ma mi rendo conto che più vengo in questi paesi che a volte sono dimenticati dal ciclismo, perché vediamo che anche quest'anno il Giro d'Italia non passa da solo, peccato, no? Perché è un Giro d'Italia. Però io quando venivo in questi posti di ciclismo, per me era un'emozione, la gente era emozionata e ritrovo stessa gente che è emozionata come loro. E distanza di anni, perché ormai sono quasi 20 anni che ho smesso di fare il ciclista, di fare il professionista, diverso che fare il ciclista, di fare il professionista. E quindi in questi 20 anni ho scoperto un altro mondo che sta a parte, vedere questa gente che era lì su quelle strade, che non ha mai potuto magari vedermi e rincontrarmi nel tempo, è la cosa più bella. Non saprei cosa raccontare. Se avete qualche domanda io rispondo volentieri, perché veramente se dovessi parlare di tutto ci vorrebbero ore, perché Claudio, un appunto che voglio farti è che tra i nostri studenti, mi sembra che qui Ciccio, dov'è? Allora, Ciccio Rigato è studente al primo anno al corso di fisioterapia OCM ed è pure lui un ciclista professionista. No? Punta di... Ah, andiamo in 3 che è tanto. Non è la soglia del professionismo. È la soglia del professionismo, ok. Giri per fare gare, giusto? Ok, benissimo. Lo abbiamo presentato in tutti i modi, ma non abbiamo detto è il diavolo. Vabbè, il diavolo è... Racconta perché è il diavolo, me l'hai detto. Ma raccontare perché il diavolo, sai, è una cosa che è venuta... Non me lo sono mai neanche posto a dire la verità, un problema, perché... la parola è spagnola, no? Quindi è nata in un paese sudamericano quando ero in una competizione che era il Giro di Colombia, una corsa a tappe. I colombiani sono abituati a parlare così forte, rapidamente, e dare anche dei nomignoli. Questo
sentivo anche quando commentavano il calcio, bellissimo stato di commentare. E loro mi chiamavano diavolo così perché vedevano le mie gesta, no? Attaccando, loro non mai non avevano visto un europeo che riusciva ad attaccare e competere con loro in salita, perché i colombiani sono fortissimi in salita. Quando vai in Colombia la gara è dai 2000 metri ai 4000 metri, per un europeo è veramente difficile. E io quel giro di Colombia ho vinto 4 tappe, per loro sono stato un personaggio, ma io ho vinto un po' tutto, ho vinto Colombia, ma ho vinto anche in Giappone. Però se i giapponesi sono molto più riservati, arrivano, arigatore, dicevano la parte, pensavo era la parte, invece è un modo di salutare loro che si mettono tutti i filandiani. Invece in Colombia l'incontrario, in Colombia arrivano, saltano addosso, il diavolo, loro per loro è questa forza. E quindi io questa cosa l'ho raccontata in Italia e da lì si è trasformato in un, diciamo che un po' un business culturale. Ormai sono diavolo per tutti, perché se mi chiama Claudio io mi giro meglio, ma quando mi chiamo Claudio io non riesco a girare. Come chiamo più Pucci o quel diavolo. Ci sono veramente tanti altri nomignoli, no? Però volevo dire, no? Ecco, voi avete uno sportivo, un ciclista. Io vado nelle scuole, che siano quelle superiori, che siano le medie, che siano elementari, però ho notato una cosa, perché io una delle prime domande che faccio quando sono con i ragazzi è quanti di voi fate sport? Quanti di voi fate sport? Sono sempre veramente pochi, non parlo di quando siamo nelle mie zone, e quindi c'è anche questa mancanza culturale di invogliare e spingere i giovani allo sport, che sono poi il nostro futuro. Quindi se hanno già questa problematica da quando sono a scuola, ce la portiamo avanti, quindi avremo sempre meno dei campioni che si affezionano allo sport, perché è il momento attuale del nostro mondo tecnologico che ci distoglie un po' anche di dedicare al nostro fisico. Uno potrà diventare un campione, potrà diventare un eroe dello sport. Mario non potrà anche diventarlo, però lo sport deve far parte della nostra vita, perché noi siamo come una macchina, se la teniamo bene non ci darà mai problemi. Ma questa cosa si sente poi, non quando sei giovane, purtroppo si sente quando sei anziani, allora dopo vai a pensare, forse non di poi se avessi fatto sport, perché il nostro fisico ce le fa pagare dopo queste conseguenze. E sono i problemi degli italiani, il cuore per esempio è un problema, è il nostro motore, lo tratti male te lo ritorna poi nel tempo. Quindi io cerco anche di insegnare questa cosa, perché è importante fare sport non solo perché un giorno uno diventerà un eroe, una leggenda, ma anche perché fa parte della nostra vita culturale. Dedicare sempre un attimo allo sport, che sia la bici, che sia la corsa a piedi, che sia la palestra, però questo andrebbe incentivato. Un'ultima cosa, visto che è anche arrivato l'assessore allo sport della Regione Calabria, l'onorevole Gianni Lucera. Ieri abbiamo fatto una proposta come Unireggio a Il Diablo, che lo chiamano Claudio Sigino. Non quella della piramide. No, quella piramide lo vedremo dopo in pratica, ora parliamo di dettagli. Per poter valorizzare ancora di più sia il settore dello sport, con una valorizzazione delle nostre caratteristiche della città metropolitana di Reggio Calabria, abbiamo proposto, volevamo discuterne, un progetto forse ambizioso da realizzarsi nel periodo di settembre. Quello di creare una 3 tappe, versante ionico, versante tirrenico e Reggio Calabria, un versante dove mettere in risalto un percorso anche enogastronomico all'interno dell'agonismo, un percorso legato alla cultura e a tutte quelle nostre eccellenze. E naturalmente, assessore, poi sarai tu a dare un'idea in merito se è una cosa che possiamo farla, ma la chiederemo con forza solo esclusivamente se la direzione di tutto ciò sarà guidata dal Claudio Chiappucci. Claudio. Ma io di questo ho già abbastanza esperienza, perché comunque giro per il mondo in questi circuiti anche enogastronomici, no? La Calabria credo che abbia un territorio che se andiamo sul gastronomico fa paura, perché
qua se viene uno straniero si rende conto cosa vuol dire mangiare in casa mia. Questo sicuramente, perché se rende conto a uno come me, quindi immaginiamo uno straniero. Quindi io credo che la Calabria abbia ancora tanto da darci su questo, e considerando il fatto che questo progetto che potrebbe nascere è un qualcosa che porta turismo, porterebbe tanto turismo, e quando nasce un turismo, nasce un indotto, tutto va a essere positivo, come questo che può girare attorno, da dove sarà, diciamo, una struttura disponibile a far conoscere il mare, dove ci sia tanto da fare, c'è l'opportunità di fare tanto, dove mai tanti posti sono già diciamo un po' troppo ormai infatuati, troppo già carichi, inflazionati, anche infatuati, sì, più inflazionati, vero? Però qui non è niente inflazionato, e quindi, visto che è anche città metropolitana. E allora io farei una cosa. Saluterei te con grande affetto per averci dato l'opportunità di essere qui presente, e se lo consentiamo tutti facciamo fare appunto un saluto all'assessore allo sport regionale, che magari come question time può anche dare un supporto a questo sogno. Last time. Vediamo così. Grazie Claudio. Lucera, delegato allo sport e alle politiche giovanili della Regione Calabria. Siccome da lì si accende, prima di tutto, non so per il ritardo, ma ci sono stati dei imprevisti, non sono abituato ad arrivare in ritardo, quindi veramente mi dispiace. Per quanto riguarda lo sport in Calabria, nell'ultima riunione di giunta abbiamo stabilito alcuni punti. Il primo fra tutti, abbiamo cambiato la legge regionale dello sport, che dal 2008 non permetteva alle associazioni di intervenire, per come è stato richiesto da Chiappucci, su un progetto mirato alla promozione del nostro territorio. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto interventi per quanto riguarda le manifestazioni, l'attività che era da anni, circa 10-12 anni, che la Regione non interveniva a sostegno delle associazioni, dell'università, della scuola, e lo abbiamo fatto negli ultimi 2 anni con importanti impegni e fondi del bilancio regionale. Nel bilancio regionale 2 anni fa per lo sport non c'era un euro, parlavamo tutti di sport, si parlava di sport, però la Regione negli ultimi 10 anni non aveva dato un contributo per nessuna manifestazione, nessuna attività. Quindi abbiamo inserito una voce nel bilancio della Regione Calabria per lo sport, circa 1 milione di euro, e abbiamo fatto un intervento su tutte le strutture dell'impiantistica che ci sono nella nostra regione, che era una situazione, come posso dire, disastrosa, forse, di più, ecco, non so come, quale aggettivo usare. E per la prima volta nessuna regione d'Italia e d'Europa ha fatto un investimento così importante sull'impiantistica sportiva, perché come ha detto Chiappucci, no, le istituzioni, perché ha fatto una parte di intervento direi da amministratore, da assessore, l'altra parte da te, da quindi richiamo, ecco, ho visto allora un passaggio importante, e il passaggio importante qual è? Che noi, in particolare in Calabria, nelle regioni del sud, abbiamo il dovere di dare le stesse opportunità ai nostri giovani, che hanno i giovani delle altre regioni. E questo lo possiamo fare se c'è veramente una sensibilità di intervenire, di mettere nell'agenda regionale della nostra regione lo sport come un punto di cambiamento vero della Calabria. Partire dallo sport per avere un rinnovamento e un cambiamento in Calabria.
E questo si fa solamente se si fanno investimenti, se le associazioni vengono sostenute, se i progetti che le associazioni, le università, le scuole richiedono possono essere, diciamo, come posso dire, aiutati a promuovere il nostro territorio. Perché se no, noi possiamo parlare di scuola, come parliamo di altri interventi in altri settori, ma se non ci sono interventi limitati non riusciamo a fare quel passo, a cambiare passo. Quindi non solo questo, gli investimenti, ma quello che abbiamo di più guardato con attenzione è l'impiantistica. Se noi oggi abbiamo tanti atleti bravi e gli enti locali non riescono a dare un aiuto a questi atleti per dare le stesse opportunità e per diventare i futuri campioni del domani, noi ci troviamo con una promozione del territorio dello sport a metà, perché non riusciamo a esprimere le qualità che hanno i nostri ragazzi. Quindi io penso che venga l'idea di un progetto che guardi con attenzione alla città metropolitana, io lo sostengo, non c'è dubbio, io guardo però a 360 gradi perché sono il delegato dell'assessore di Giova per tutta la Calabria, quindi vediamo come integrarlo in un ragionamento complessivo della nostra regione. E la regione Calabria è disponibile a dare. Io mi scuso per questo. Grazie onorevole Lucera, un grazie a tutti voi che di domenica siete qui presenti, un grazie particolare agli studenti che la vostra presenza non solo arricchisce un corso di laurea, ma fa esistere un corso di laurea, fa esistere un corpo docenti, fa esistere tutto quello che da quel famoso test d'ingresso si sta generando. Quindi di cuore grazie anche a tutti voi. L'applauso fatelo per la sua. Per chi volesse leggere, come diceva il professore Amodeo, che è meglio leggere che fare altro, tra le varie doti del diavolo non abbiamo detto che anche autore, e qui c'è il suo ultimo libro, Una vita in fuga, a fine evento, per chi lo volesse e magari cogliere l'attimo per avere anche un autografo o altro, credo sia disponibile. Quindi per chi vuole questa opera lo può chiedere direttamente a lui. Un grazie di cuore a tutti, un grazie di cuore alla città metropolitana che ci ha ospitato, al sindaco metropolitano, un grazie di cuore a tutti i relatori che sono qui, un grazie di cuore a tutti i partner, un grazie di cuore a tutti. Buongiorno.